insieme, dai, ragazzi, ne ho fatte 78, dai. Se no vedo a cambiare. Allora, ci diceva l'avvocato, il suo avvocato, che la gioia è stata talmente tanta che è dovuto uscire da questa... Ho dovuto uscire perché alla fine io ho detto 30, 20 anni con l'arte te ne fai 30, è finita la tua vita come la mia, io l'ho dovuto dire per forza, e poi per non fermare la dicitura della sentenza sono uscito perché... Ho cominciato a tremare e ero troppo contento in quel momento. Avete avuto modo di vedere la reazione? Ma non si è mosso di un passo, perché io penso che si aspettava per cosa che ha fatto. Lui lo sapeva che aveva rivendicato, lo sapeva che aveva fatto il dipendio, sapeva che aveva ucciso in quella maniera. Ma un pianto? Ma quale pianto? Ma questo non ha mai versato una lacrima. Se oggi si è presentato con una lettera di quattro righe, letta a cappella, che qualcuno gli ha scritto: mi dispiace, la mamma e il padre di Michele, tutto veloce così, io sto pagando tutti i giorni per quello che ho fatto, mi dispiace che alla fine un po' torno a casa. Stop. Senza versare una lacrima, senza un minimo di enfasi, senza un minimo di perdono, niente, così, letta così perché qualcuno gli ha detto di sta cosa. Che si riparte? Riparte che intanto finisce sta storia e non si pensa più a sta storia. Si riparte che Michele sarà sempre dentro i nostri ricordi, dentro il nostro cuore, dentro la nostra anima, sempre mia figlia resterà. E si riparte perché c'è un altro figlio, si riparte perché c'è mia moglie che ha bisogno di me, si riparte perché c'ha tutta la famiglia, siamo stati scioccati, non solo io, ma mio padre, mia madre, mia sorella, i genitori di Daniela, siamo tutti stati scioccati da sta cosa. Si riparte perché la vita va avanti e perché Michelle non vorrebbe che noi finissimo in disperazione o tutti dentro al letto buttati in depressione. Se c'è qualcosa che non rifaresti, hai visto come andare a fare? No, rifarei tutto perché penso che sta spinta mediatica che sono riuscito a dare ci abbia aiutato parecchio a fargli dare il gastro dei minorenni. Grazie Gianluca. Grazie.